adesso passiamo alle novità uscite in questi 2 mesi, che sono state parecchie, quindi parecchi numeri uno di cui parlarvi. Cercherò di essere sintetica perché sennò veramente facciamo notte, in ordine alfabetico come al solito. Quindi il primo è A Town Where You Live di Koji Seo per GP Publishing, pubblicato a 5,90 euro in edizione con la standard, diciamo, da libreria, con la sovraccoperta. È una buona carta e insomma niente di particolare da segnalare. Questo titolo l'ho preso perché avevo sentito parlare di questo autore molto bene per un suo manga precedente, Suzuka, che da noi non è ancora arrivato, e quindi ho voluto provare questa serie che si pronuncia come un titolo romantico, uno shonen, però a tinte appunto romantiche. Cioè, abbiamo una ragazza, Yuzuki, che si trasferisce, per motivi che ancora non sappiamo, da Tokyo alla campagna per frequentare il liceo e va ospite in casa di conoscenti di famiglia. E lì c'è un ragazzo della sua stessa età, Haruto, che però non prende molto bene l'arrivo di questa straniera, di questa forestiera, un po' perché appunto è forestiera, quindi considerata stramba perché viene dalla città, un po' perché Haruto è innamorato di una sua compagna di scuola e quindi ha paura che se tutta la gente del paese, eccetera, lo vedrà in compagnia di questa nuova arrivata, chissà che pettegolezzi si scateneranno, eccetera. E quindi ovviamente la storia parte dal presupposto della formazione di un triangolo, abbastanza classico, però con dei personaggi molto interessanti, perché Yuzuki comunque non spiega ancora perché si sia voluto trasferire, una ragazza allegra, ma che lascia già intuire che ci sia molto di più dietro quello che fa e quello che dice. I disegni sono estremamente piacevoli, poi li ho trovati veramente ben fatti. E nonostante ci sia un po' di fanservice nel mezzo, in alcune scene, l'ho trovato veramente piacevole da leggere, rilassante, appunto, pervaso da una certa quotidianità, appunto. Non l'ho trovato volgare e quindi mi intriga molto per come proseguirà rispetto ad altri titoli che potrebbero essere in teoria accostati, di cui parlerò dopo. Questo mi è piaciuto immensamente di più e quindi sono molto curiosa di leggere il seguito. E insomma, è stato veramente una rivelazione questo manga. Quindi io mi sento, se volete, una storia, uno shonen, però una storia che ha i toni per ora della commedia romantica, io ve lo con tipo video girl like, come può essere, per esempio, insomma, come genere. Siamo più o meno, sembra più o meno quello, io ve lo consiglio. Poi, altra novità di questi 2 mesi è che la Ronin Manga finalmente è tornata a pubblicare titoli, e uno dei primi titoli che ha rimesso in campo è stato il numero uno da tempo annunciato Anastasia Club di Chiyo Saito a 5,90 euro. Chiyo Saito, che è un'autrice che mancava da tanto tempo in Italia, di cui praticamente la Star Comics ha pubblicato diverse sue opere, è un'autrice shoujo, e qui si cimenta in una storia dal taglio un po' diverso. Infatti, la protagonista è la giovane Kamui, che è praticamente un'antiquaria, o meglio, il nonno era un antiquario, lei ha ereditato un po' la passione dal nonno. Kamui si troverà a dover fare la perizia su un oggetto posseduto da Takuto, che potrebbe provare la sua discendenza da Anastasia di Russia, la gran duchessa leggendaria, i Romanov, queste cose qui. E partendo da questa semplice perizia, i due si troveranno poi in mezzo ad un giro che coinvolgerà la mafia russa, dei misteriosi manufatti della scuola Fabergé, che in realtà nascondono molti più misteri, poi introduzione di molti personaggi, e quindi tutto ruota intorno al mistero della granduchessa Anastasia. Insomma, quindi una storia a tinte misteri, dove il lato sentimentale stranamente è stato tralasciato, perché questa autrice, diciamo, che di solito fa dei titoli che vanno bene per chi ama i romanzi pieni di passione, di sentimenti forti, d'amore, così. E cioè, o si ama o si odia, penso, questa autrice di solito, perché comunque presenta, come ho letto da qualche parte, un sontuoso fumo con poi forse poco arrosto sotto, però insomma è uno stile che a me diverte, cioè mi diverte perché mi intrattiene, quindi lo trovo piacevole. In questo numero invece non si formano i soliti triangoli amorosi tipici di questa autrice, ma è proprio concentrata tutto sul lato appunto della ricerca, dell'indagine, del mistero, degli intrighi. E quindi è molto interessante.
I disegni sono quelli a cui questa autrice ci ha abituato, molto belli, con personaggi che però ovviamente spesso tendono comunque alle pose plastiche e sensuali a cui questa autrice ci ha abituato, anche quando forse non sarebbe il caso, ecco. Però insomma sono disegni molto piacevoli. Una limitazione grossa di questo fumetto è che uno deve passare sopra il fatto che è a mafia russa, tutti i discendenti possibili dei Romanov eccetera stanno tutti in Giappone, tutti sono finiti là, i manufatti, i Fabergé sono tutti finiti in Giappone, ma com'è? Quindi passando sopra questa grossa limitazione del fumetto, secondo me, perché uno legge e fa ma porca miseria, cioè stiamo parlando di Romanov, voglio dire, ma è possibile che siano tutti finiti lì nell'arcipelago? Vabbè, però dicevo, passando sopra questo, una storia molto interessante che non lascia presupporre cosa potrebbe accadere dopo, quindi sono molto curiosa di leggere il seguito e spero che la Ronin sia celere nel proporci il seguito di questa miniserie, che sono 4 o 5 numeri insomma, quindi comunque non sarà neanche tanto lunga. Se amate la Saito ve lo consiglio, e potrebbe essere un titolo interessante anche per chi non è un fan di questa autrice, appunto proprio per il fatto che non si sono formati sui soliti triangoli pieni di passione che si trovano di solito, e quindi magari potrebbe piacere a un pubblico più vasto, però vediamo un po' come si evolve. Poi ho ceduto, perché a un euro non si rifiuta niente, o quasi, e ho provato il primo numero di Black Butler di Yana Toboso, appunto, che è in promozione fino al 31 maggio nelle fumetterie che hanno aderito, a 1 euro invece dei 4,30 a cui sarebbe venduto di solito. Infatti l'ho trovato con la fascetta qui. Quindi Black Butler in realtà è il titolo di quel famoso Kuroshitsuji, se non sbaglio, di cui forse avrete sentito parlare, non ho sentito parlare lungo per largo per traverso, è uno dei titoli che più vengono richiesti alle case editrici, anche se non l'avevo mai letto. E sono stata anche sconvolta adesso dello scoprire che io pensavo fosse uno shoujo, ma non è uno shoujo. Mi pare sia uno shonen addirittura. E quindi ho deciso di provarlo. Praticamente il protagonista pare essere Sebastian, il maggiordomo del casato Phantom Hive, non so come si legge. Si incentra probabilmente sul rapporto che lega Sebastian a Siele, il padrone di casa, il ragazzo padrone del casato. Questo Sebastian pare essere, in questi capitoli sono un po' autoconclusivi, fichissimo, bravissimo, abilissimo, agilissimo, tuttiglissimo possibili, e verso la fine del volume si intuisce però che in realtà c'è un contratto molto particolare che sembra legare i due, anche se non ne viene svelata l'esatta natura, e quindi la trama diventa un po' più interessante e anche più movimentata, con combattimenti, anche scene d'azione. Quindi all'inizio mi sembrava un po' ai primi capitoli una schifezza, cioè insomma una cosa carina così, però anche accentuata dal fatto che ci sono gli altri servitori del casato che sono dei perfetti imbecilli, quindi fanno un po' da altarino comico rispetto a quanto Sebastian sia figo, bravo e bello. E il tutto è condito da dei disegni che mi ricordano un po' Kaori Yuki, insomma, dei disegni alla moda, li definirei, sono molto piacevoli da vedere. Uno stile come va di moda adesso, insomma. Comunque, bei disegni, belle ambientazioni, belle ricostruzioni di oggetti, soprattutto nelle illustrazioni di inizio capitolo. Devo dire, l'ho partita prevenuta, l'ho provato solo perché era a un euro. Però mi è incuriosito, perché potrebbe rivelarsi interessante come trama, così come proprio una schifezza totale e immonda. Siccome in Giappone poi ha molto successo, allora ho pensato di provarlo. Poi per fortuna viene 4 ore e 30, quindi insomma non è neanche eccessivo, quindi proverò il prossimo numero e vediamo un po' se mi piace o meno. Spero che, spero che ci sia una trama solida di fondo e che non sia solo un mostrare quanto sono fighi i protagonisti, quanto sono belli, senza un contenuto sotto, ecco, quindi vedrò un po' come continua. Passiamo poi al numero 1 di un titolo di ben altro spessore, che è Buonanotte Pun Pun 1 di Inyo Asano, a 7,50€ dalla Planet Manga, in un'edizione veramente particolare, perché ha questa copertina gialla, e se vedete c'è questo disegno che in realtà è in rilievo, non so se riuscite ad apprezzare, con una copertina abbastanza rigida, insomma molto molto particolare. Come edizione una buona carta,
e tutto. One Up Tepo Kun è una serie ancora in corso in Giappone ed è un titolo estremamente particolare, come quest'autore ci ha abituato, che sperimenta un po'. Perché sembra la storia di un bambino, nell'elementare, alle prese con i rapporti con i coetanei, con gli adulti, visto che vive anche una situazione familiare piuttosto difficile, alle prese con i primi problemi esistenziali. Però, se non fosse che il bambino in questione, Pun Pun, è rappresentato come un uccello stilizzato, quello che forse si vede dalla copertina. Ecco, si vede anche qua, cioè questo è Pun Pun. Non so se, vediamo se riesco a trovare un punto in cui si vede bene. Eccolo. Lui interagisce, cioè lui è così, lui e tutta la sua famiglia sono disegnati come gli uccellini stilizzati. Non ho capito bene per quale motivo, però è una caratteristica grafica di questo titolo. E gli adulti con cui si trovano ad interagire sono spesso delle figure grottesche, che si lanciano in manifestazioni esagerate. Quindi è un manga che coniuga un po' di racconto, cioè mescola il racconto di quotidianità, per quanto una quotidianità difficile, con delle scene molto surreali e anche grottesche. Quindi è un manga che mescola tante cose. E tutte inserite nel percorso di crescita di Pun Pun, insomma, che pian piano va crescendo, scoprendo nuove cose, anche drammatiche, curiose della vita, eccetera. Quindi è un manga estremamente curioso, estremamente interessante. E sinceramente sono molto curiosa di sapere come continua questa sperimentazione grafica che c'è all'interno di questo titolo. È notevole, sicuramente è molto più simbolica di quanto, sicuramente il simbolismo nasconde molti più significati di quanti io ne riesco a capire con la mia limitatezza, però è un'opera forse per lettori un po' più adulti, con un palato un po' più raffinato per cogliere alcune cose, penso, perché non è semplicissimo, non raggiunge la contortezza del campo dell'arcobaleno, ecco, però non è neanche proprio immediatamente fruibile. È un titolo che mi sento di consigliare. Poi un altro titolo della Ronin, di cui è uscito il primo numero, di cui sono contentissima, è Don Dracula di Osamu Tezuka, a 5,90 euro. Il primo numero di questa miniserie di tre. Un titolo veramente particolare perché è completamente comico. Insomma, Tezuka è un autore, il famoso dio dei manga, che ha spaziato praticamente su tutti i generi possibili. Questo manga assolutamente comico che riprende il mito appunto del vampiro succhiasangue, in cui abbiamo Dracula che si trasferisce a Tokyo insieme alla figlia Chocolat. E quindi abbiamo sia i tentativi di Dracula di riuscire a nutrirsi in una metropoli come Tokyo, in cui però, nonostante la quantità di gente, riuscire ad avere un goccio di sangue potrebbe essere più difficile di quello che sembra. E poi avremo anche il rapporto tra padre e figlia, con la figlia comunque ribelle, cioè ribelle, Peperino, e che contesta anche il padre, insomma. Inoltre poi arriverà anche Van Helsing, il rivale di Don Dracula, che è un personaggio che veramente ha soffre di un piccolo difetto fisico molto simpatico, spero lo scoprirete nella lettura, dando vita a delle gag comiche molto divertenti. E quindi ci sono vari episodi autoconclusivi che hanno appunto come protagonisti Dracula e la figlia. È un manga veramente divertente, simpatico, che comunque fa anche riflettere, comunque nel mezzo ci sono anche ogni tanto degli spunti di riflessione non indifferenti. Il disegno è quello di Tezuka, che alcuni definiscono vecchio, però assolutamente funzionale alla storia, ed è molto dettagliato ed è curato comunque, niente è lasciato al caso. Io lo consiglio perché comunque ha un prezzo 5,90 che è accessibilissimo rispetto a tutto ciò che di Tezuka si è visto finora in Italia. Penso sia il prezzo più basso a cui è stato pubblicato un suo manga. È una serie che sarà solo di tre numeri, quindi sarà anche breve da recuperare. Ha un prezzo modesto, è divertente, non è pesante, si legge con molta facilità e può essere un modo per accostarsi a questo autore per chi vuole una lettura più leggera, però comunque di qualità, perché si ride con intelligenza. Quindi, sinceramente, è stato un manga da cui mi aspettavo molto e che non mi ha deluso, quindi io lo consiglio. Poi Tezuka è il mio autore preferito, quindi comunque era facile prevedere l'esito di questa lettura, almeno per me, però
però mi ha piacevolmente stupito ancora più di quanto pensassi, quindi io questo lo consiglio molto, soprattutto per il prezzo, comunque accessibile rispetto a tante cose pubblicate per esempio da Lazard. Questo lo consiglio anche a chi magari non ha apprezzato Astro Boy o Pinocchio come me, per esempio, che mi aspettavo di più da Astro Boy, per esempio. Dallo stesso Pinocchio non è che mi ha convinto tantissimo, questo invece mi è molto piaciuto. L'ho trovato proprio più facilmente fruibile. Ecco, quindi magari chi è stato deluso da Astro Boy, so che sono tanti, poi insomma l'edizione era quello che era. Io consiglio questo, caldamente, consigliatissimo. Poi una novità della Star Comics uscita che mi ha stupito piacevolmente è stata Genkaku Picasso 1 di Usamaru Furuya a 5,90€ da Star Comics. Innanzitutto l'edizione è ottima, ultimamente Star Comics per alcuni suoi titoli sta proponendo ottime edizioni per il rapporto qualità-prezzo, perché qui abbiamo 250 pagine, quindi un volume più grande del normale, con la sovraccoperta a 5,90€, il prezzo da libreria comunque standard. Quindi comunque ottimo prezzo, ed è un manga estremamente particolare, sarà una miniserie di 3 numeri. In pratica il protagonista è un ragazzo delle superiori, se non ricordo male, soprannominato dai compagni Picasso per la sua abilità nel disegno, che rimane vittima con l'amica Chiaki di un incidente in cui Chiaki perde la vita. Però Chiaki, diciamo che Picasso se la ritroverà sotto forma di tipo fatina, mignon, spiritello mignon, e mostrerà a Picasso un nuovo potere che ha ottenuto grazie all'intercessione di Chiaki per non farlo morire. Praticamente Picasso può rappresentare sul suo schizzo, sul suo album di schizzi, l'aura delle persone. Ci sono alcune persone di cui lui si accorge che emanano un'aura tipo negativa e lui riesce a trasmettere su carta quest'aura e quindi a creare un po' la visione del mondo, a riprodurre la visione del mondo interiore di quella persona. È una cosa un po' complicata da spiegare. E addirittura poi scopre di poter entrare all'interno del proprio disegno e quindi all'interno del subconscio della persona stessa. Spero di essermi spiegata bene. E questo potere che lui usa abbastanza malvolentieri, non è che lui sia proprio un eroe senza macchie e senza paura, lo potrà usare per aiutare queste persone a guarire, a superare certi traumi o certe situazioni che comunque si portano dietro, il tutto sempre in maniera un po' fortuita, cioè Picasso è uno che se ne starebbe volentieri per i fatti suoi a disegnare, invece si trova coinvolto in queste situazioni per i motivi più disparati. E quindi è un titolo molto interessante perché abbiamo questa componente artistica estremamente presente, perché comunque abbiamo delle rappresentazioni dei subconsci delle persone veramente incredibili, tipo questa, cioè delle illustrazioni notevoli. Quindi c'è tutto un simbologismo dietro, una storia che comunque ha dei ritmi veloci, perché si tratta sempre di Picasso che si trova catapultato all'interno di questi disegni e deve riuscire comunque a capire come uscire dalla situazione in un qualche modo, cioè il ritmo è comunque veloce, ma in un contesto assolutamente particolare e geniale come trama. E quindi è un manga veramente particolare che però trasporta. Cioè, c'è tutto un mondo dietro quei disegni che ti prende e ti porta via proprio. E mi è molto piaciuto, l'ho preso perché avevo sentito parlare dell'autore, che è lo stesso di 51 modi per salvarla, però che io non ho letto. Però, insomma, è un autore di cui ho spesso sentito parlare anche a più riprese, quindi ho voluto provare questa miniserie di 3. E questo primo numero mi ha entusiasmato, devo essere sincera. E quindi prenderò anche gli altri con piacere. In più il disegno è estremamente ben fatto, l'edizione è ottima e l'idea è geniale, l'idea di base. Quindi soprattutto se siete magari amanti di disegno, penso che vi potrebbe piacere, insomma io non so disegnare, quindi sono veramente una capra in disegno e quindi magari non riesco a cogliere tante cose, tanti dettagli, la bravura di quest'autore comunque, nell'usare delle metafore comunque a livello proprio grafico. Quindi è un manga veramente particolare, comunque non pesante assolutamente, quindi secondo me è fruibile da molti, a cui secondo me vale la pena dare una possibilità anche per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi questo ve lo consiglio molto.